Barletta, in vista del senatore Altero Matteoli, affrontiamo subito in un tavolo tecnico istituzionale la questione della fermata Frecciarossa Barletta. Nei mesi scorsi ne abbiamo parlato abbondantemente, abbiamo anche qui in sala consiliare fatto degli ordini del giorno, però a tutt'oggi, ancora oggi, Frecciarossa parte da Milano o da Bari viceversa, ma a Barletta purtroppo non ferma. Della cosa abbiamo interessato il senatore Altero Matteoli già nelle settimane scorse, che si è detto disponibile a seguire le vicende per la nostra città e a fare in modo che si possa intervenire presso Trenitalia per ottenere questo diritto che noi riteniamo sia stato scippato. Quindi la vista oggi è proficua perché daremo e consegneremo al senatore Matteoli una serie di documenti che sono documenti inequivocabili su quello che è il bacino d'utenza, che può essere molto allettante anche da un punto di vista commerciale per Trenitalia. Quindi consegneremo questo documento che il senatore Matteoli farà proprio e quindi porterà nelle sedi opportune a Roma. Senatore, quindi quale può essere il Ma seguito di questa vicenda? nella mia veste di presidente della Commissione Infrastrutture, Trasporti e Comunicazioni del Senato, solleverò il problema anche attraverso un'audizione con Trenitalia in modo da capire quali sono i motivi che fino ad, ostativi che fino ad oggi non hanno fatto fermare una città diventata tra l'altro provincia come Barletta il treno. Nei prossimi giorni farò questo e poi naturalmente vi terrò informati anche per eventuali decisioni che dovremo prendere in seguito. Trenitalia deve una risposta e la risposta gliela faremo dare nella sede più opportuna che è quella del Parlamento. Quello che chiediamo soprattutto da Barletta, perché c'è stata solo una semplice lettera del nostro sindaco che ha scritto Trenitalia, proprio con una parola semplice, ha detto per motivi commerciali. Quindi non vorremmo, ecco, vorremmo una risposta molto più corposa da parte di Trenitalia, che spieghi tecnicamente per quale motivo, ad esempio, poi in corso d'opera ha deciso che a Termoli può fermare mentre a Barletta no. Noi riteniamo che invece ci sono tutti i dati proprio per far fermare a Barletta. Quindi quello che le chiediamo veramente un impegno, come già garantito, proprio in modo tale che Trenitalia possa dare una risposta ben definita. Noi è chiaro che vorremmo un risultato positivo e noi questo sicuramente auspichiamo.